Qua, buonasera a tutti gli ascoltatori sestesi di Sesto Network. E anche non sestesi, tranquilli. Io sono Andrea e... E io sono Marco. Ok, noi siamo Total Board Game. Benissimo, eccoci qua di nuovo a Sesto Network per la seconda puntata, ragazzi. E siamo alla seconda ed è già una puntatona, perché questa volta parleremo... Abbiamo una tematica e questa volta parleremo di... Io penso di parlare di Puffy, poi passerei a Sailor Moon per deviare al Medioevo. Ho visto un crollo negli ascolti, ok, facciamo che passiamo subito al Medioevo, così non ci pensiamo più magari. Ma io, mia figlia di 5 anni che vuole i Puffy, cosa facciamo? Li fai vedere dopo quando torni. Ah, dai. Ok, dai, per questa volta va bene. Va bene così. Allora, ragazzi, come sapete, per chi si è connesso recentemente, noi trattiamo di giochi da tavolo. E anche per chi non ci conosce, almeno inizierà a conoscerci, sì, sentirà due rompiballe continuamente in radio. Esattamente, esattamente. Bene, introduciamo un pochino questa questione. Allora, in realtà la puntata verterà sui giochi da tavolo a tema medievale, ma con forti sfumature fantasy anche, perché chiaramente siamo, diciamo che siamo lì. Il fantasy è una sorta di naturale evoluzione moderna del medievale. E vogliamo subito iniziare da un classicone che ha dato i natali a quelli che poi sono quasi tutti i giochi fantasy da tavolo. Tu lo conosci benissimo, Marco, perché ci giocavi fin da neonato. Può essere che parli di un gioco dove ci sono orchi, elfi, nani. Può essere. Può ok, essere. Stiamo parlando della via dietro casa mia. Lo sappiamo che vivi in un quartiere un po' malfamato, però non stiamo parlando del gioco sulla via di dietro casa tua, ma parliamo di HeroQuest. Ma sì, parliamo di HeroQuest, vi narriamo questo bellissimo gioco. Benissimo, HeroQuest, cosa si può dire su HeroQuest? Cosa si può dire di HeroQuest? HeroQuest, oltre che ha dato vita a tutti i giochi che conoscete oggi di ruolo, ma poca roba, tranquilli, Un certo Dungeons & Dragons. Sì, anche se non tutti lo sanno, Dungeons & Dragons è uscito in realtà con le miniature l'anno dopo HeroQuest e ha preso spunto spudorato, proprio da far schifo. Però molti non sanno questa piccolezza. Sì, esatto. Stiamo parlando di un gioco... sì, è un gioco con un master. Quindi ci sarà appunto un master che gestirà il tabellone. Esattamente. È un gioco di ruolo, non è quello che fate con la vostra fidanzata il sabato sera, ma è quello che fate con gli amici. Poi ho sbagliato, perché con gli amici potete fare anche altro, bisogna capire bene. Bisogna capire i gusti di ognuno. Però comunque è un gioco che si fa con gli amici, un gioco di ruolo, è un gioco da tavolo. Gang bang. Sì. E, diciamo che appunto le regole fondamentali sono molto simili a quelle di Dungeons & Dragons, perché cioè poi regole fondamentali, alla fine c'è un tabellone, sì, un rompiballe che dall'altra parte tenta di farvi morire in tutti i modi, e che sei tu, perché di solito sei vabbè tu. Io diverso, io sono sadico e ci sono ci sono un sacco di nemici fantasy. Quindi fantastici, fantasy nel senso che avranno modi fantasiosi di trucidarvi, però questo è un altro. Sì, sì, lì è solo a divertimento puro. Bello, bello. Sì, abbiamo questo tabellone che sostanzialmente però, almeno nelle versioni che ho visto io, meno quelle base, è sempre più o meno lo stesso, solo che poi cambieranno chiaramente aprendo le porte. Sì, no, è le lo stesso, sì. Hanno messo qualche tassello in più nelle varie evoluzioni del gioco, ma niente di che. Però rimane a oggi uno dei giochi più gettonati, più ricercato, infatti pochi lo vendono, tanti lo vogliono e costa tantissimo proprio per questo motivo. Esattamente, sì. Diciamo che è un po' impossibile trovarlo adesso. Non no, se uno c'ha dai 90 ai 180 euro la versione base si trova. Ma se volete una cosa più economica cambiate gioco. Se volete una cosa ancora più economica andate su videogames vecchi, possibilmente della prima Xbox. Però...
più... A proposito di videogames, la prima Xbox, visto che abbiamo in sottofondo questa splendida colonna sonora, che è la colonna sonora, non so se qualcuno esperto l'ha adocchiata, l'ha orecchiata, non so come si può dire, l'ha riconosciuta, è la colonna sonora di The Witcher. E perché la colonna sonora di The Witcher? Intanto perché chiaramente è un gioco di ruolo, viene da... videogioco, appunto, sì, sì, che a sua volta è tratto romanzi. A sua volta è tratto da un romanzo, esattamente, di uno scrittore polacco. E se non sbaglio, il primo libro si chiama Il Guardiano degli Innocenti, non si chiama The Witcher, ed era una raccolta di racconti che poi dopo si vertevano tutti sullo stesso tema. Dopo, era all'inizio una raccolta. E appunto il videogioco è stato tratto su licenza da questi romanzi. E... sì, perché come plagio non credo che fosse possibile. non credo neanche, sarebbero fatti un sacco di soldi, perché un plagio del genere fruttava. Però vogliamo introdurre un attimino, perché chiaramente poi dal gioco... Sì, dal gioco, dal videogames, alla fine siamo riusciti a arrivare al gioco da tavolo. Il gioco da tavolo, devo dire, è anche abbastanza carino, un competitivo cooperativo, nel senso che tu convinci un altro amico ad aiutarti a fare la storia, appena puoi gli giri le spalle, pam, e vai avanti. Sì, è un cooperativo, non è né cooperativo né competitivo, no, diciamo. È un mix. Decidi durante il gioco cosa voler fare. È particolare, però è bello. Io posso dire di averlo provato una volta sola. L'unica volta che l'ho provato ho vinto, e non so neanche come ho fatto, perché di solito è... Però va bene. Infatti quel giorno ha iniziato a nevicare, non volevo dire, ma era il 15 agosto. Era agosto, sì. Va bene, però io prima di continuare, visto che abbiamo sotto un bel brano, io manderei appunto proprio un brano. E non è The Witcher, è un brano di musica metal dei Blind Guardian, che è stato creato per un videogioco, non The Witcher ma Sacred. Questa è Sacred World. Ed eccoci qua, siamo tornati con questa carica mostruosa dei Blind Guardian. Sono le 21:40, noi siamo Andrea e Marco di Total Board Game e stavamo parlando di giochi da tavolo a tema fantasy medievale. Nel particolare stiamo parlando di The Witcher, nato prima di tutto come romanzo, poi diventato videogioco e adesso gioco da tavolo. Questo gioco da tavolo si parlava appunto... che rispecchia molto appunto il videogioco da cui è tratto, ma sì, si vede che è tratto dal videogioco, non dal libro, perché c'è proprio l'immagine, sì, che campeggia. C'è di buono che è un gioco molto semplice, perciò adatto a chiunque, potete divertire tranquillamente, anche adatto a ragazzini, sì, tranquillamente potete giocare anche con un bambino delle elementari, che si divertirà comunque, non è poca roba, e rispecchia anche in questa semplicità l'armonia del gioco, del videogioco. Sì, sì, perché appunto, dicevo, è tratto proprio, si vede che dal videogioco, non dal libro, perché c'è proprio l'immagine del videogioco, i disegni del videogioco e c'è una bella bel logo della casa produttrice del videogioco. Grande che come campeggia. Una casa. Sì, enorme. Con davanti. Lui in prima. Esattamente, vabbè, ma in realtà anche il titolo The Witcher, i libri non si chiamavano The Witcher, la serie, quindi... diciamo che è stato preso proprio di peso dal videogioco ed è... Devo dire la verità, è molto carino, appunto, è un né cooperativo né competitivo, si diceva, è un fatti i cazzi tuoi fino alla fine, fai le missioni, sfrutta gli altri. Ah, ricordatevi, noi parliamo spesso bene dei giochi, aspettate quando inizieremo a incazzarci e farvi capire quali sono gli altri giochi, eh? No, vabbè, ma non è... guarda, c'è sempre tempo per parlare di queste cose. Ecco. Allora, volevo un attimino introdurre la cosa. Prima che mi dimentico, dalla regia ci hanno appena fatto vedere il prezzo di oggi di The Witcher. Partite dal presupposto che l'ho pagato 2 anni fa 45 euro, adesso era intorno ai 500. Mi sono sentito male, vi dico, male. Esattamente, stavo proprio dicendo quello, infatti, te lo volevo chiedere. Se non sbaglio, e adesso mi hai confermato, è fuori produzione. Quindi... il fatto che non sapevo neanche quello, perché io l'ho comprato, mi sono divertito e non me ne è fregato più niente di tutto il resto. Sì, l'importante è che ce l'avevo io. Poi quei giochi tratti dai videogiochi, comunque sono, quando ne esce fuori uno che è fatto bene, si tendono ad andare a ruba, perché tutti i fan del videogioco... Sì, piede di porco, entri direttamente in fabbrica, prendi e te ne vai. Ma, ok, va bene, però in realtà c'è stato anche... c'è un fenomeno... no, Aruba, il sito cinese. Sì, Aruba, esattamente.
Ok. Va bene, è uscita la gocciolina a tutti quanti, però siamo no, andiamo avanti così. Comunque, sì, perché ormai qui c'è tutta una quazzone, siamo diventati a Venezia, pure i goccioline. Vabbè, adesso siamo, diciamo, e c'è stato un fenomeno molto simile recentemente, prima con Dark Souls e adesso con Fallout. Cioè, facciamo un attimo una piccola parentesi che non c'entra niente con la tematica fantasy medievale, di giochi appunto tratti da videogiochi da tavolo, tratti da videogiochi. Diciamo che si vede che vendono solamente perché sono tratti quasi da videogioco all'inizio. Sì, come dicevamo anche l'altra volta, se tu vendi una cosa, facciamo un esempio, faccio il gioco di Super Mario con la carta igienica in regalo, venderò tutte le copie nell'arco di un quarto d'ora. Esattamente, però comunque... Ma non per il gioco, per la carta igienica di Super Mario, eh. Ma questo in realtà è comunque non vuol dire... Sarei anche il primo a comprarla. Ah, ok, va bene, vedi, cioè abbiamo già un esempio qua. Però il discorso proprio è che in realtà già di per sé godono di una fama che è già la loro, quindi non hai bisogno tanto... Sì, lo sponsorizzi, ma c'hai già il pubblico a cui venderlo. Sì. Poi, però, questo non significa che siano fatti male, almeno non tutti. No, io mi ricordo quando ho ordinato Bloodborne, vabbè, gioco bruttissimo, però lasciamo stare... E vado lì a comprarlo, c'era davanti a me un altro che lo stava comprando e diceva al commesso: ma di cosa parla? Ma cosa dovrei fare in questo gioco? Ma non ti informi? Mi giro il signore e gli faccio: scusa, gli spiego un attimino di cosa stiamo parlando. E lui si gira e mi dice: ah, ma io lo sto comprando perché di Bloodborne, ma tutto il resto cosa mi interessa? Ma ti piace il gioco da tavolo? No. E allora, va bene, GameStop era contento, però va bene. Sì, infatti, è quello il problema, che appunto poi dopo vengono venduti anche a chi non ne capisce, però non interessa tanto ai produttori, perché siccome il loro scopo è venderlo, chiaramente. Ma diciamo che nel nostro specifico caso, soprattutto The Witcher e Fallout, se vi è venuta curiosità, sono fatti bene, quindi sì. ve li consigliamo. E con le varie espansioni, non di The Witcher ma di Fallout, diventa anche un gioco più completo, perciò vi potete divertire anche in gruppo sempre di più. Sì, infatti. Riescono a dare una bella enfasi alla vostra serata. esattamente. Poi... Bene, vogliamo continuare con il nostro excursus. Adesso abbiamo parlato di HeroQuest, abbiamo parlato di The Witcher. Ci sono altri giochi a tema fantasy e uno sì. È una sorta... È sempre della stessa serie di un gioco che abbiamo citato la volta scorsa. Sì, e tradotto dall'Asterion, perché è un gioco... Mi sembra inglese o americano, adesso non mi ricordo. Un bel American. Stiamo parlando della solita serie di Zombicide, perché hanno fatto questa espansione che si chiama Black Plague, che è tanta roba. All'inizio abbastanza equo e vi divertite bene, tutto più o meno bilanciato. Poi vi fate prendere come ho fatto io, perché poi ricordatevi sempre, con quei giochi là va tutto in upgrade, non togliete niente, continuate ad aggiungere. Prendo la prima espansione, ti mettono i licantropi, mia moglie, carini, sì, sono talmente carini che non vi fanno muovere e non abbiamo mai vinto una partita. Adesso finalmente che è uscito quello nuovo sulla peste, hanno deciso di fare un'espansione utilizzando le streghe di Black Plague, hanno riequilibrato completamente il gioco e a oggi posso dire è uno dei miei preferiti di nuovo. Sì, è stato divertente, c'è l'espansione che ha aggiunto una miniatura che è grande come il tavolo, che è il drago sì, zombie, che non sputa fuoco ma vomita zombie, cioè, e vi distrugge dove... anche dove atterra, quindi se c'è una stanza che vi serve per fuggire, se ve la distrugge. Sì, però vomita zombie, ricordatevi sì. Vomita quando lo comprate, ricordatevi vomita zombie. Ok, grazie per aver fatto passare la fame a tutti quelli che hanno cenato in ritardo e ci stavano ascoltando. Ma però... ti immagini questo zombie con tutto il bile che vomita ed escono questi zombie... Che meraviglia. Tutti verdi, tutti sporchi di bile. Tutti sporchi di sporco, sì, esattamente. E allora, però aggiungeva anche un'arma potentissima, sì, che è la ballista, che non è una persona che... Insomma, come si dice, ogni personaggio la può dice usare. Tante boiate. No, ti prego, dai, mi sono fermato anch'io da dirla. Ma no, non potevi, me ne hai messo sul piatto d'argento. Lo so, vabbè, c'hai ragione anche tu, però... Cosa che non conoscevo il nome, sinceramente, anche che io sono appassionato di armi medievali e non conoscevo la ballista. Sostanzialmente una balestra gigante. Mio deficit. Ed è molto bella. Equilibra molto sì, gli svantaggi che c'erano nel gioco base, sì.
Quindi è straconsigliata, direi. Infatti ha equilibrato completamente il gioco e anche con i nuovi mostri andate lisci e vi divertite come pochi. Esatto, esatto. Infatti conviene. Cosa facciamo? Mandiamo un altro brano, visto che abbiamo un po' di bella scaletta, sì, d'atmosfera. Sì, io passerei la parola, dai. Passiamo la parola a un gruppo metal svizzero che si chiamano Helvetie. E lo danno col cioccolato. E questa è... è che ti sento. Questa è The Call of the Mountain. Ed eccoci qua di nuovo, siamo ritornati con questi cori celtici. Tranquilli, non andiamo via. Questi cori celtici, siamo sempre Andrea e Marco di Total Board Game. Sì, io non ho cambiato nome, tranquilli, rimango fedele, mi piace il mio nome, lo tengo. Ok, penso che tu abbia convinto un po' tutti, sono le 21.53 per chi ci ascolta, si è collegato solo ora. Noi stiamo trattando di giochi da tavolo a tema medievale fantasy. E con questa meravigliosa colonna sonora tratta, come dicevamo, da The Witcher, abbiamo trattato appunto il gioco da tavolo di The Witcher, gioco da tavolo di HeroQuest, che ha dato i natali a Dungeons & Dragons e anche tanti natali a me. Sì, la sera al posto della tombola, sai com'è. Sì, io lo sognavo quando ero piccolo, sognavo regalatemi un HeroQuest, no, l'HeroQuest, però andavo a giocare a casa di un amico. Vabbè, che ci devi fare. E stavamo giusto citando Zombicide Black Plague, che è uno zombicide ambientato all'epoca della, come si dice, della, non della peste, perché è quello dopo, Greenhorde. Sì, Greenhorde è ambientato nel Medioevo, sì. Però è una sorta di Medioevo un po' fantasy, questi soliti zombie, ma è molto molto bello. Vi consigliamo, sì, di prendere l'espansione, perché ma i zombie sono dovunque. Io ne ho visto uno mentre venivo qui, stava facendo la pipì, era fuori. Mi sto mettendo a piangere, però fa niente. Va bene, no, vabbè. Ma adesso, fino adesso abbiamo comunque parlato di giochi a tema medievale, ma fantasy. Però esistono anche dei giochi che sono a tema proprio medievale puro. Io vorrei citare una piccola perla che probabilmente in molti si sono persi, ma è passata quasi inosservata. Non è un giocone enorme, però lo straconsiglio e si chiama The King is Dead. Per chi non lo conoscesse, va bene, The King is Dead è uno strategico, quindi non so se definirlo German. Tu che è un light German, per essere precisi. Mm-hmm. E il bello di quel gioco è che devi guardare quattro mosse avanti di quelle che fai. Sì, è una sorta... piacerà a chi piacciono gli scacchi, diciamo. Sì. Perché è molto riflessivo. Aleatorietà pari a zero, non ci sono dadi, non ci sono... Non c'è nulla dato dal caso, se non come si parte all'inizio. Sì, infatti quando... La prima volta che Andrea l'ha portato a casa nostra, gioco con mia moglie, iniziamo, vince mia moglie, che anche quella già è una novità, a un certo punto... si gira verso di noi, perché praticamente aveva vinto e non aveva capito niente di quello che aveva fatto fino a quel punto, però gli era andata di lusso perché era riuscita a inquadrare in qualche sua strana maniera cosa stessero facendo i suoi avversari. Esatto. È interessante comunque, e lo straconsiglio per chi è fan o per chi a chi piacciono questo tipo di giochi molto strategici, ecco, perché uno strategico puro. Tipologia di gioco che va per la più in Italia, cioè in Europa tutta, ok, per i German. In Italia va alla grande, non ho capito perché a tutti piace sempre solo pensare, anche chi non è capace di pensare. Però vabbè, quello è un caso a parte. Potrebbero venire fuori dei dibattiti lunghi ore, quindi io non mi dilungherei sulla gente no. Cerca di pensare e non è in grado, perché veramente è un casino. No, però, tornando a bomba sul gioco, io vorrei spiegare un attimo la tematica. Allora, sostanzialmente consta di un piccolo tabellone che rappresenta l'Inghilterra, perché è ambientato all'epoca di Re Artù. Proprio alla morte di Re Artù. Cosa succede? Tutte le varie province, le varie regioni in cui è divisa l'Inghilterra sono sotto il dominio di diverse, diciamo, casate. È da lì che spuntano zombie. No.
No, non so se ci sarà un incrocio più avanti, ma ne dubito, perché tra l'altro, parentesi, è fuori produzione anche questo gioco. Scusa, tu che torna dalla tomba con in mano Excalibur, con la bava e chiede cerve. Potrebbe essere figo fino alla parte cervelli, però non credo che farà un'espansione di questo tipo. No, però... appunto rappresenta in maniera più o meno storica il mito in cui ci sono queste tre casate che stanno cercando di lottare, di prendere il controllo, e sono rappresentate da dei cubetti di legno di diversi colori che sono sparsi nelle varie regioni. I giocatori hanno solamente 7 carte che gli permettono di spostare i cubetti e crearsi la propria corte. Solamente 7 carte per tutta la partita, e ogni volta che ne viene giocata una, questa va eliminata. Bisogna fare una lotta per il potere in ognuna delle regioni, fino a che alla fine la regione che ha più, diciamo, la casata che ha preso possesso di più regioni è quella che domina l'Inghilterra. E il giocatore che ha la corte, che ha patteggiato, diciamo, per quella casata, è quello che vince. Diciamo. Solo che durante il gioco potete cambiare casate come volete. Sì. Potete patteggiare per chi volete. Perciò fino all'ultimo potete farmi credere di patteggiare per casata rossa, invece era solo un trucco per farmi distrarre, e il vostro scopo era un altro e siete riusciti nel vostro intento. Perciò vincete la partita mettendocelo in quel posto a tutti. Sì, esattamente, e funziona appunto come gli scacchi: bisogna cercare di giocare d'anticipo, prevedere le mosse future degli avversari, sì, e gli effetti delle vostre soprattutto, e poi cercare appunto di patteggiare per la casata, sì, che vincerà. Per chi non lo sapesse, ne abbiamo prima detto German cosa implica? Non che è stato fatto in Germania, ma indica la tipologia di gioco, cioè un gioco che è dato possibilmente con miniature in legno o comunque dei token in legno, e non è dato tanto dal caso ma dalla vostra bravura e dalla vostra astuzia, perciò il caso è quasi nullo, pari a zero, con delle carte. Tutto questo messo insieme a una buona dose di cervelloni al tavolo vi può far divertire. Poi per il resto dipende sempre con chi vi trovate. Sì, appunto. Comunque diciamo che è un genere che si contrappone all'American. Sì, sì, sono proprio gli opposti. Appunto. Non per niente uno l'hanno preso come... prendendo una nazione europea e l'altro hanno messo... Sì. Vabbè, l'altro addirittura ha preso il continente American. Sì, sì, no, infatti. Beh, un altro... visto che siamo in tema di German, un altro, se così possiamo dire, German, tra virgolette, correggimi se sbaglio, non è Carcassonne? Ah, Carcassonne? Allora, io l'ho conosciuto sull'Xbox 360 quando l'hanno regalato. Da lì è diventata una droga. Andavo in astinenza, giochi online, ti divertivi contro, giocavi il mondo. Cos'è questo gioco banalissimo? Non abbiamo altro che delle tessere pescate a caso, messe su tabellone. Queste tessere devono completare o delle corti o dei fiumi, dei sentieri che devono congiungersi l'un l'altro e mettere in ogni tanto qualche personaggio, qualche seguace a far da guardia. Se io metto un seguace non ne avrò tanti altri, perché sono a ciclo quando poi riesco a conquistare la corte e riesco a farmi tutto il mio sentiero, tutto il mio evolvere, tutto il mio feudo attorno. Esatto, chi vince? Vince chi riesce a conquistare il più possibile. Il problema è che tutte le carte che giriamo sono pescate a caso e dovete riuscire a studiare il percorso migliore da riuscire in quel momento a estromettere completamente il vostro avversario, rompendogli le scatole, bloccandogli quello che sta creando. Come? Sta creando un recinto e gli mettete un sentiero lì davanti. Non serve a nulla, né a voi né a lui. Lui perde tanti di quei punti che poi a fine partita ve ne dà di santa ragione. Però quelli sono giochi, come dicevo prima, dipende con chi giocate. Sono degli sport brutali comunque. Sì, no? Io lo consiglierei dopo, in arena insieme a MMA. Io già li vedo, a un certo punto buttano per terra il tabellone e iniziano a darsele. Chi ha perso potrebbe rifarsi così. Un po' come... oh, beh, interessante. E allora vi consigliamo... Perciò potremmo fare un nuovo Mortal Kombat, te lo vedi? Io
Ok, quindi io sconsiglierei di giocare con gente muscolosa. Un po' come mi viene in mente la scena di Star Wars, di Star Wars dell'episodio 4, quando ci sono C-3PO che sta giocando a quel gioco con gli ologrammi sull'astronave, sul Millennium Falcon con Chewbacca. E lo sta battendo e gli danno il consiglio di non far vincere, cioè di far vincere l'Uoki, perché... Ma dai, era un tenerone, era un cagnolino. Era bellissimo. Docile. Era bellissimo. Mi viene in mente un parentesi, po' la scena. Purtroppo ci ha lasciato. Ah sì, sì. Parentesi, proprio di purtroppo poco tempo fa. È mancato un gran attore, anche se le uniche prove che sentivamo era... Però... però un'interpretazione incredibile, quelle diceva quelle poche battute lì, ma le diceva bene. Sì, soprattutto che c'era solo uno che lo capiva. Esattamente. Non mi ricordo neanche se fossero veramente sue, no, ma credo fossero delle robe, degli effetti sonori. Me lo auguro, perché sennò impara un discorso così. No, vabbè, allora. Cioè, immaginati due uochi che parlano. Cioè... Allora, per chi si è connesso adesso, noi siamo Andrea e Marco di Total Board Game, non siamo due dementi che hanno preso in ostaggio la radio, stiamo trattando di giochi da tavolo e questo era... stavamo parlando in walkie, diciamo. Sì, avevo salutato Andrea in questo caso. In walkie. Benissimo, mandare un altro brano? Per fare un altro po' di atmosfera, sto giro ci calmiamo un pochino dal metal, io passerei a un genere... un po' più tranquillo, oppure no? Tu che dici, Marco? Rimaniamo sul metal? No, io opterei per ciò che abbiamo in una colonna sonora piccolissima che a nessuno piace, che nessuno conosce. Sì, di una serie che sta andando molto, sì, e che sta andando adesso recentemente. Sì, possiamo dire serie televisiva che non piace, piena di morti. Vabbè, non diciamo nient'altro, non la presentiamo, tanto la conosciamo. Tanto può essere quasi tutte quelle che fa Fox. Però questa è solo una, ragazzi. E buonasera a tutti, siamo di nuovo qua. Abbiamo fatto questa piccola parentesi con questa sigla meravigliosa di una serie meravigliosa. Sì, per chi non la conoscesse, siamo sempre sui puffi. Sì, questa era questa era la sigla di Game of Thrones, il Trono di Spade. Sì. Serie TV dalla quale sono stati tratti tra l'altro un sacco di giochi da tavolo. È pieno di giochi da tavolo, è pieno di qualunque cosa, anche di miniature belle in vetrina alte, Carisi con i draghi sulla spalla, bellissimo. Però io vorrei soffermarmi un secondo su un gioco da tavolo in particolare che è stato fatto, che ho visto per caso, per riallacciarmi alla puntata della volta scorsa. L'ho visto per la prima volta in fiera a Modena e se non sbaglio si chiamava Tide of Irons, A Song of Ice and Fire, e mi è piaciuto molto. Uscito perché... l'anno scorso, se non erro. Allora è recente, vedo. Non so se è stato tradotto, mi sembra che io ho visto la versione inglese. No, che io sappia è solo in versione inglese, okay. Motivo per cui non è nella mia ludoteca. E secondo motivo perché è solo astratto, però vabbè. Ah sì? Sì? Perché c'era una scatola enorme, pensavo ci fossero un sacco di miniature. No, come può essere un gioco della serie D&D, da quello che so io. Ah ok. No, mi aveva colpito molto per il semplice fatto che, siccome io la serie la conosco da prima che diventasse una serie TV conosciutissima e inflazionatissima da tutti, anche se bella, io conoscevo i libri, avevo già letto alcuni libri, quando praticamente non se li cagava nessuno, quindi... Infatti i libri vengono da una serie che si chiama proprio A Song of Ice and Fire. Quindi mi ha colpito molto il fatto che il gioco fosse il primo gioco che prendesse il nome dalla serie del libro e non non si rifacesse sul successo del nome della serie TV. Bisogna vedere se rispecchia il libro, è un caso. Io sai penso che ultimamente io penso ne è che, pieno. Ma io penso che rispecchi più il libro, perché altrimenti non avrebbero fatto... Si vede anche, tra l'altro, perché gli altri giochi che ci sono in giro hanno più immagini con attori veri, quelli erano disegni. Quindi secondo me è un gioco che si riallaccia molto di più al libro. Per quanto i primi due libri siano praticamente identici alla prima serie del Trono di Spade. Quindi, i primi due libri, parentesi, in Italia i primi due libri. Perché in America l'originale era un libro solo,
solo che qua in Italia è stato splittato in 200 miliardi di libri, non si è capito, anzi si sa fare soldi, tanti soldi, esattamente, esattamente. Con una traduzione che potrebbe essere migliore, ho sentito tanti lamentarsene, io ho letto tutti i libri e effettivamente ho trovato qualche strafalcione. Ma ci sta, ricordi sempre quando ho preso Dark Souls mi hanno rimandato tutte le tessere che hanno sbagliato le traduzioni. Sì, no, ma infatti, pensate, per un gioco da tavolo, però cazzo, un libro, ragazzi. Cioè, l'hanno fatto tradurre a qualcuno non pagato, possibilmente universitario, bassissimo costo, veramente dato una cena, quando sì. Va bene, e purtroppo ci sono anche tante queste cose. Uno, perché non pensi che di avere un gran successo, poi ce l'hai e dici... Vabbè, lasciamo stare cosa stavo per dire, però va bene. Infatti sono stati anche, credo, ritradotti e ricurati, perché dopo l'uscita della serie sono stati innanzitutto riraggruppati nei cinque libri originali da cui sono stati tratti, che in origine appunto sono cinque libroni, adesso li vedete tutti rilegati in giro nelle librerie. Però quando sono arrivati in Italia per la prima volta, per la seconda volta in realtà, e sono stati splittati in diversi volumi, probabilmente, anzi quasi certamente, per vendere di più. No, adesso con l'avvento della serie sono stati rimessi insieme, diciamo, come giusto che siano. Per chi non conosce la serie, non possiamo biasimarlo, non è una serie per tutti, per quanto si tenti di farla diventare tale, perché... Sì, se togliete gli stupri, sesso di gruppo... E se togliete ladri, omicidi, togliete tutto ciò che non vorrete vedere, a quel punto avete tolto anche la serie. Appunto, perché in realtà credo che... ma è bello per quello. Esatto, esattamente, perché è un fantasy, è vero, è un fantasy, ma molto 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 medievale, nel senso che c'è veramente poca magia, poche creature mitologiche. Sì. È più puntato, soprattutto almeno all'inizio, sull'omicidio, sul sesso, sulla nudità. Non c'è droga, ce n'è, no. No, droga, non mi ricordo droga, prostituzione. Tanto alcol. Incesti, alcol. E ogni genere di depravazione umana. E vi assicuro che anche il libro è così. Quindi proprio pari pari. Differenza che lì è un po' l'immaginazione, c'è anche chi è un po'... con un po' di pudore si immagina cose diverse, qui tranquilli, vedete tutto. No, perché all'inizio il primo libro e la serie l'ha riprodotto uguale identico. Gli ultimi, più recenti, sono stati addolciti invece, perché ci sono alcune parti, non possiamo spoilerarle anche se sono uscite da anni, ma io eviterei comunque spoiler a chi magari non le ha viste e gli viene voglia adesso di vederlo. Sì, perché io mi ricorderò sempre di... quando non vi dico chi, non vi dico cosa, gli parte un membro del corpo. Ho sentito un brivido prendermi in tutto il corpo. E tu non hai idea di com'è quella parte nel libro. 10 volte peggio. Mi immagino come l'hanno potuta spiegare. Appunto, sia quello e quello che viene dopo, non ve lo dico, però diciamo che è 10 volte peggio, perché veramente sarebbe stato troppo anche per quella serie mostrare certe cose. Però diciamo che questo è il suo punto di forza, perché a oggi quello che piace è questo, il mercato chiede questo, sono riusciti in pieno nell'intento e hanno fatto una delle serie più viste a livello mondiale adesso. Io ti dico il mio parere, io penso che più che altro sia il suo punto di forza, perché rappresenta cose che nessuno ha voglia di dire in questa maniera così esplicita, perché adesso si fanno tante allusioni, però la realtà dei fatti è che non viviamo nelle favole, cioè quando qualcuno deve morire, quando qualcuno è puntato con una spada puntata al collo contro il muro, non c'è come al solito l'eroe che arriva all'ultimo, l'imprevisto che fa cadere la spada di mano all'assassino. Rappresenta la realtà con tutta la violenza. Infatti da lì hanno iniziato a fare altre serie, prendendo una ad esempio Viking. Sì. Anche lì sono riusciti a prendere quello spunto e molto
tolto pudore. Sì, sì, sì. Sì, però diciamo che appunto sia i libri che soprattutto la serie mettono veramente in luce la crudeltà e la, diciamo, sì, la crudeltà, la corruzione, cose che sono attualissime. Sì. Per quanto poi magari uno che si guardi un fantasy magari vuole anche un po' evadere dalla realtà, allora uno può guardarsi un... Infatti l'hanno spostato nel Medioevo, non nei giorni nostri. Sì, ma in realtà è un mondo fantasy, ma sì, ambientato molto simile. Cosa brutta che i giochi da tavolo che hanno fatto invece sulla serie, che avrebbe potuto spopolare, sono molto banali, superficiali e possibilmente sono fatti di carte. Cioè, hanno venduto, come dicevamo prima, per il nome, ma potevano anche evitare, con un titolo così potevano fare veramente il mondo e guadagnare veramente tanti soldi, sì, in più di quanti se ne sono fatti. Farne uno fatto veramente curato bene, hanno puntato più alla quantità che alla qualità, diciamo, perché se ne trovano a miliardi, si trova anche il Monopoli del Trono di Spade. Sì. A parte che io il Risico me l'hanno regalato, devo dire che a differenza del Risico normale ha un sacco di cose diverse, a me è piaciuto, mentre il Risico normale non mi piace, perché io sono stufo, veramente stanco e stufo. È una cosa bella che hanno messo, che non c'è prima, hanno messo un limite. C'è una carta, quando viene pescata, limita il gioco. Da lì si inizia a contare. Interessante. Perciò hanno fatto qualche evoluzione, però gioco sempre quello rimane. Direi che se si dovesse adattare appunto un gioco già preesistente da tavolo alla serie del Trono di Spade, il migliore in assoluto poteva essere solamente Risico, perché tratta la serie tratta appunto di una guerra tra casate che si contendono il potere. È perfetto, perché... Ma non lo so, perché a quel punto direi... Come si chiama? Allianz & Axis. Sarebbe di più, perché un cooperativo competitivo, perciò faccio le alleanze per ammazzare. Ah, anche, sì. Perciò forse io opterei più per quello. Però lì parliamo, che iniziamo a metterlo giù, e poi a un certo punto diciamo: ragazzi, basta, sono stanco, già c'ho più, guardi l'orologio, no, 8 ore, mamma mia come sto, e vado via. E va bene, comunque per chi si fosse collegato solo ora, noi vi consigliamo veramente tanto di guardare la serie se non la conoscete, se non l'avete già vista. Attenzione agli spoiler. Sì, perciò una volta che decidete di iniziare a vederla, non aprite Facebook, non aprite YouTube, non aprite Instagram, state attenti a tutto, vedete il vostro amico, chiudetelo, non guardate, vi voleva solo salutare, no, non è vero, perché tanto... Oggi va di moda spoilerare. Sì, purtroppo tutto. Sì. Purtroppo sì, è veramente gli spoiler, se vi spoilerate qualcosa in quella serie è la fine. Sì. Poi io sono uno che odia assolutamente qualsiasi tipo di spoiler di qualsiasi cosa, sì, a differenza di mia moglie che tende a guardare prima cosa succede, ma perché? Perché? Ti toglie il gusto. Vabbè, però, de gustibus, appunto. Comunque, noi vi consigliamo di vedere la serie, che tra l'altro è proprio adesso è arrivata all'ottava serie. È l'ultima. Sì, puntate sì. Abbastanza lunghette, sono addirittura lunghe come un film. Sì. Cioè, stiamo parlando dell'ora e mezza, se non erro. Sì, esattamente. Però con quest'anno la serie ci saluterà. Sì, purtroppo ce l'ha in esclusiva Sky, che so che non costa 2 euro. Io infatti mi sono fatto il mese apposta. Adesso per fortuna danno la possibilità di fare quelli online, che non siete obbligati a far tutto, e almeno riuscite a vedervi la vostra serie e poi saluti e baci. Esattamente. Comunque, appunto, noi ve la consigliamo e espressamente io vi consiglio anche tanto caldamente, se siete lettori, di leggervi il libro, perché George R.R. Martin, che è lo scrittore, è protagonista di qualche episodio, se non erro. No, doveva fare un cameo in un episodio, ma non l'ha più fatto. Però l'ha fatto nel videogioco, non quello della Telltale, quello fatto tutto, quello bello, diciamo. Nell'altro, quello... Ma fra tutti i giochi è riuscito a scegliere quello pessimo. Sì, purtroppo sì, ho visto un'immagine nel trailer. Però George R.R. Martin... Purtroppo, allora, la serie ci saluterà quest'anno, ma lui coi libri non so quanto ha intenzione di andare avanti, perché si è fermato al quinto, ne doveva scrivere, ha detto, almeno altri due o tre, e non li sta scrivendo. Non li sta scrivendo. Sta vivendo di rendita, non c'è più voglia di farla. Sì, ma non è giusto, perché... Quando lui è in
E una delle sue 50.000 piscine create in una macchina fatta apposta, perché tanto quelli sono gli stipendi del quarto d'ora che ha guadagnato. No, vabbè, però è veramente un peccato perché io sono il tipo che prima legge il libro e dopo vede il film o la serie. Ma tanto non rispecchiano più, ormai i diritti sono... Sì, si è discostato, ma apposta perché la serie in realtà è iniziata molto dopo il libro, l'ha raggiunto e l'ha anche superato, quindi finisce prima la serie. Sì, perché hanno detto, tu vuoi scrivere? No, sei lento, via. Prenditi i soldi, questi sono i tuoi, fine mese guarda il conto in banca e zitto. Però è veramente un peccato, ma io ve lo consiglio per il semplice motivo che gli si può dire tutto quello che si vuole, ma scrive veramente bene. Se siete sadici, affezionatevi a ogni personaggio che vi piace. Dai, non gli dire così, che poi la gente non viene a piangere. Non ho detto niente. No, la gente... Ho detto tutto, non ho detto niente. No, no, io ve lo sconsiglio il caldamente. Il bello è piangere su queste cose qui. Perciò, fidatevi di me... Va bene, fate come volete voi. Qua c'è la Infinity War che sta venendo fuori, quindi lasciamo perdere. Comunque sono scritti veramente bene, soprattutto le parti dialogate sono veramente, veramente ben scritte. E ad oggi io credo sia una delle abilità di scrittura tra le migliori che ho trovato, soprattutto per i dialoghi. E non stupisce il fatto che lui scrivesse anche per serie TV e film. Vi do un consiglio, a quel punto compratelo, non fatevelo prestare, perché sennò... Se lo comprate avete detto ho speso tanto, lo leggo tutto. Se non l'avete comprato e non siete amanti della lettura, avete a un certo punto iniziate a sfogliare veloce a vedere cosa sta succedendo, cosa sta succedendo, cosa sta succedendo e andate avanti. Avete finito 4 libri in 5 minuti. Esattamente, no, ma veramente prende tanto, quindi io ve lo consiglio. Chi, Martin o il libro? No, il libro, Martin lasciamolo lì dov'è che deve finire... cazzo di libri, perché sennò veramente andiamo a prendere a casa, dai, andiamo diamo un altro pezzo, dai, intanto a suonare a casa di chi. Allora io salterei un pochino sul... Ah no, pensavo che volevi scegliere quel personaggio di dare il pezzo. no passiamo a dare subito un altro brano. Io passerei su qualcosa di più folcheggiante a sto giro, e quindi questa qui è un brano dei Blackmore's Night. Ed è un brano molto folcheggiante, quindi ci scostiamo dalle tonalità metal che ci sono stati fino adesso. Questa è dell'ultimo disco, Dancer and the Moon. E siamo tornati, non eravamo andati via, siamo sempre qui con voi. Esattamente, sono le 22:25, tra un po' giuriamo che vi lasciamo andare a dormire. Sì, però, il countdown sta iniziando, l'orologio è scoccato. Esattamente, però abbiamo un altro paio di chicche prima di chiudere. Perché per chi si fosse collegato adesso, noi siamo Andrea e Marco di Total Board Game e stiamo trattando interamente la puntata di giochi da tavolo ispirati al Medioevo e il Fantasy. Sì. Allora, che ormai è un connubio. Ormai sì, per forza. Ma senti un po', c'è un problema che sicuramente tutti si staranno chiedendo. Quanto adesso fa 2 più 2? Quello è il secondo. Perché se lo chiedono tutti. Il primo problema, quello è il secondo, arriva dopo, è perché questi due spostati ci stanno rompendo le balle da un'ora in radio a parlare di fantasy, di medioevo, e non hanno ancora parlato del Signore degli Anelli? Perché il Signore degli Agnelli rimane uno dei miei libri preferiti. L'ho conosciuto per ridere... Ero alle elementari, credo, che è uscito il cartone animato. Non ho riso, però sono d'accordo con te. No, il cartone animato mi era piaciuto talmente tanto che quando ho avuto voglia di leggere, perché quando ho visto 1438 pagine, mi sono sentito male. Però l'ho letto in 15 giorni in vacanza da mia nonna che non avevo niente da fare. Minchia. Grande, complimenti. Sì, a uno che non piace leggere ho fatto un bel tour de force. Anch'io ho macinato libri così, ma poche volte, quindi... Infatti mi aveva preso alla grande, cioè non vedevo l'ora di capire cosa sta succedendo. E l'ho letto tutto. Poi, quando è uscito il film, ho detto no. Infatti io, che lavoro il plexiglass in casa, mi sono fatto una bella teca con dentro tutti il libro, bello mio, i film, purtroppo l'Hobbit e i tre film. Purtroppo il libro ci sta, i film non sono stati un granché, però ci sta alla grande. Però, senza andare oltre, ci sono un sacco di giochi sul Signore degli Anelli. E come poteva non essere così?
E a questo giro belli. Cioè, non siamo mica come il Trono di Spade qua. Ce ne saranno tanti. Mica avevamo micio micio. Ce ne saranno tanti comunque. Ma sì, devo dire la verità, secondo me, azzardo, Tolkien e Lovecraft sono i due autori più inflazionati per i giochi da tavolo. Cioè li hanno veramente saccheggiati. Ma ci sarà un motivo. Sì, è ovvio che c'è un motivo. Poi dopo che è uscito già Il Signore degli Anelli, già col libro, già vendeva di suo. E avevano già iniziato poca roba, ma qualcosa c'era già. Quando è uscito il primo film, subito la Games Workshop, vai di miniature, fatto già uscire un gioco interminabile, bellissimo, pieno di espansioni. E poi da lì si cresce. A oggi non l'abbiamo ancora giocato, abbiamo preso l'ultimo, l'ho preso subito dopo la Fiera di Modena. Un bel gioco di miniature, e purtroppo non lo sapevamo, vi dirò dopo come sarà, perché io sono un po' contrario, con l'app. Devo capire ancora come è gestita, se è a livello di master o a livello di narrazione basta, cioè è come, immaginate Robin Hood il gallo. Ok, bel paragone però, non mi era venuto in mente. No, comunque diciamo che in realtà diciamo che tutto è nato dal Signore degli Anelli, perché Tolkien si deve praticamente l'invenzione del fantasy. Il fantasy come genere è nato praticamente con lui. Cioè, lui ha iniziato, ha scritto praticamente prima L'Hobbit e dopo Il Signore degli Anelli. E giustamente a noi ci hanno fatto vedere prima Il Signore degli Anelli e poi L'Hobbit. Ma dicendo, ragazzi, guardate, prima è successo questo. Ma brutti scemi, ma fatemelo vedere prima. Ma in realtà adesso ormai siamo in un'epoca in cui vedere la storia base e poi vedere il prequel è anche, cioè ormai si fa. Però... ho capito, ma io sono lì, mi ha preso di brutto il film, sono lì che lo guardo, contentissimo, fighissimo, poi mi dicono, ok, adesso facciamo L'Hobbit. Ah, finalmente, poi ci riflette e dico, ok, perciò vediamo come finisce e poi vediamo come è iniziato. Ma siete dei grandi, ma lo fate apposta. Beh, in realtà anche Star Wars è stato pensato così, ma è stato pensato con una logica. Lui aveva detto che non aveva la tecnologia tale da poter fare quello che voleva quegli anni prima. Sì. Come stessa cosa che è successa con Avatar. Scritto un sacco di tempo prima, ha detto non ho la tecnologia, quando ci sarà vedrete come continua. Sicuramente anche. Però è stata anche una storia pensata apposta per, sì, per vedere, cioè per essere raccontata con quell'ordine, perché se infatti quando vedi... io l'ho fatto vedere a Sara, a mia moglie, per chi non lo sapesse giustamente, io ho fatto vedere però in sequenza cronologica di come sono avvenuti i fatti, perché sennò anche lei già non è amante del genere, mi dice, sì, ma perché? Però, per dirti, se la storia è stata pensata per essere raccontata in quella maniera, secondo me bisogna raccontarla in quella maniera, perché se tu gli fai vedere la trilogia prequel di Star Wars prima a una persona che non l'ha mai visto, uno dei più grandi colpi di scena della storia del cinema, secondo me, è nell'episodio 5, in cui Luke Skywalker scopre che Darth Vader è suo padre, viene completamente distrutto quel colpo di scena lì. Perché se la storia è stata pensata per essere raccontata 4, 5, 6, se tu lo vedi il 4 non sai che Darth Vader è il padre di Luke. Lo scopri appunto nel 5 ed è un colpo di scena secondo me meraviglioso. Vedendo la trilogia prequel tu lo scopri in anticipo. Quindi è un po'... secondo me sono storie che sono fatte apposta per iniziare. Beh, tanto per la mia fortuna è così tale che non gliene è potuto fregare una mazza di Star Wars, però tranquilli. Vabbè, torniamo... mi ha solo rovinato una delle cose più belle. No. Che... viene da piangere. Non insieme a Guida da... Galattica per autostoppisti. Che meraviglia di anche quello. Romanzo e film, bellissimo. Torniamo comunque da Tolkien, poverino che l'abbia lasciato lì per parlare. Sì, tanto di Lucas. Possiamo fare i viaggi interstellari. Beh, io devo dire la verità, cioè si può dire qualsiasi cosa, perché cioè, possiamo parlare di giochi da tavolo e opere in generale tratte da Tolkien, ma praticamente tu parli di un fantasy e stai parlando di Tolkien, perché tutto il fantasy viene da lì. Cioè se tu mi puoi parlare anche di un Dungeons and Dragons e ci sono riferimenti al Signore degli Anelli, perché sì, è tutto nato da lì, cioè... basta pensare la copertina e l'Hobbit. Esatto,
Cioè, stiamo parlando comunque, Il Signore degli Anelli è un libro uscito nel 54. Sì, infatti, se voi tutti guardano come hanno gestito e paragonato tutti gli esseri fantastici, sono quelli che ci fanno giocare tuttora, compreso quando eravamo bambini. Sì. Un susseguirsi, sì, di ripetersi delle stesse cose che continuano, perché sono sempre quelle. Ormai nella nostra idea l'elfo è quello, come l'ha disegnato lui, come l'ha pensato, esatto, lui, e non ce n'è. Con quella mentalità gli elfi sono ricchi, orecchie a punta, sono magri, è difficile trovare un elfo ricco, vivono possibilmente in boschi se non sugli alberi, sono quello che lui credeva. Sì, sì, sono quello che lui ha descritto, e appunto, come dicevo, già nel 54, ragazzi. Ma la domanda è: cosa si fumava? Non si fuma, no, semplicemente lui è... No, è roba buona, fidati. Oltre che a fumarsi l'erba pipa, secondo me, lui, essendo stato un massimo studioso di letteratura anglosassone e in generale letteratura nordica, insegnava a Oxford, quindi diciamo che ne sapeva. Lui semplicemente studiava la mitologia e lui ha basato tutto su quello che leggeva nella mitologia, in particolare nordica. Infatti gli elfi, prima ancora che nel Signore degli Anelli, erano descritti uguali, identici, nell'Edda nordica. Quindi era tutta mitologia norrena, vichinga, queste cose qua. Se si va a vedere, i vichinghi pensavano che esistessero, che esistevano appunto elfi, nani, draghi, tutte queste bestie fantasy vengono praticamente da quel tipo di mitologia lì. Poi lui le ha prese sapientemente e le ha adattate, prima nel libro del 37, ragazzi, il 1937, ed era l'Hobbit, che è stato inizialmente scritto come una favola per bambini, perché appunto... Sì, è talmente corta che chi non la racconta al proprio figlio prima di andare a letto? No, vabbè, il libro non è lunghissimo. Figlio mio, vai in letargo, aspetta che finisco il libro e poi ritorni. Beh, era il modo come un altro per liberarsi dei figli all'epoca. Ma no, vabbè, l'Hobbit è un libro abbastanza corto. Guarda che, secondo me, è anche un pelo più corto del primo Harry Potter, per dire. Quindi... Vabbè, Harry Potter io l'ho usato tranquillamente come sostegno di una gamba del tavolo, perché è talmente grosso. Ma non è così lungo il primo. Cavolo. Dai, non è così lungo. Non saranno... No, non è esageratamente... Se ti... Abbiamo due criteri diversi di lungo. Ma per favore, ma su, dai. Sono... Vabbè, adesso non ricordo esattamente quante pagine sono, però, cioè, se mi parli del quarto, quinto, sesto libro di Harry Potter, sì, ti dico che sono... iniziano già a essere dei mattoni, ma... Per dirti, l'Hobbit del 37 era stato pensato appunto come libro per bambini, perché, vabbè, non glielo racconti intero al bambino prima di andare a dormire, no? Sennò fai mattina. Però... Fai mattina del giorno dopo. Sì, però, ovvio. Però a capitoli, ecco, l'Hobbit, se non ricordo male, ci dicono dalla regia che sono 300 pagine. Quindi... Se stiamo parlando di praticamente 1000 per il Signore degli Anelli, diciamo che è un terzo dell'opera prima. Che fidati che per il mio standard sono già tante. Vabbè. Però... Cioè, io sono più videoludico, lo sai benissimo. Lo so. Però comunque, non, cioè, come standard per libri, 300 pagine non sono un'esagerazione. E infatti lui le aveva scritte in maniera molto semplice. Dopo il successo che ha avuto l'Hobbit, gli è stato commissionato il Signore degli Anelli. Lo dicevano anche di Harry Potter: dura poco, è un libro per bambini, leggetelo. Beh, se alle medie me l'avessero dato, io avrei guardato l'insegnante e detto A me davano libri molto più lunghi da leggere e molto più pallosi. Anche a me, però ci esistevano già i film, c'erano le videocassette. Lo so. Riassunti, si trovavano. Soprattutto alle superiori c'era Passalibro, se non mi ricordo male, che trovavi tutti i riassunti, tutto ciò che volevi. Gli albori di internet, diciamo. C'erano... sì, devo dire la verità, di quello ho usufruito anche io, ma non perché odiassi leggere, semplicemente perché odiavo leggere quello che mi veniva imposto. Io volevo leggere quel cazzo che volevo io, e questa è una cosa sulla quale mi sono sempre battuto. Sì, perché... io su tutti i libri che mi hanno dato me ne sono piaciuti... Due. Uno era I figli del capitano Grant, che mi era piaciuto, e l'altro, vediamo un po' se me lo ricordo. No, l'altro mi sfugge il titolo,
Ma parliamo delle medie, perché dopo mi sono sempre rifiutato di fare qualcosa che mi veniva imposto come libri. Dopo, perché le superiori internet aveva iniziato anche col 56K, però Vabbè. già si riuscivano a trovare le cose. Sì, diciamo che comunque prima facevi prima a leggerti il libro prima che a scaricarti, perché iniziava a No, però diventare c'erano i impossibile. riassunti. Un file di documento era molto leggero. E tanto all'insegnante bastava che gli dicevo com'era il libro. Ok, vabbè, insomma. Allora, dopo questo excursus io porterei i nostri ascoltatori per un ultimo viaggio, diciamo, con questo brano che arriva. Sì, vi fumate quello che ha fatto Tolkien. Fate uno di Fumatevi. quei viaggi, mamma mia. Fumatevi esattamente quello che ha fatto Tolkien, vi portiamo nelle terre dell'Isola d'Esmeraldo Preparate la pipa. esattamente con i Gaelic Storm, e questa è Lover's Wreck, Irish, ragazzi. Buonasera, sono le 22:42, questi erano i Gaelic Storm e siamo finiti in Irlanda, ragazzi. Cazzo che Dietro atmosfera. l'angolo. Cazzo che Siamo atmosfera. a nuoto. Io pensavo di essere ancora sesto. Ti fai le manica a nuoto. Mi faccio la manica. La Sì, fa un manica po' adesso freddo fa oggi caldo, poi. adesso fa caldo e quindi la manica corta, quindi Fa ci metti caldo, di glielo hai detto al meno. tempo? No, mi sa che non mi ha sentito Sta te. nevicando. Ma che cosa dici? No, qui no. Ah no? Non so dove sta già nevicando in questo periodo, questi ultimi Per chi giorni. si fosse collegato adesso, io sono Andrea e lui è Marco di Total Board Game, previsioni del tempo in tempo reale. No, non è vero, stiamo parlando di giochi da tavolo! Cavolo, io stavo già per dire le mie sul tempo di oggi, caraibico, e poi mi tagli così le gambe. Ragazzi, cioè, la prossima la facciamo video col green screen dietro e Marco in gonnella, ragazzi, non ve lo Sì, potete perdere. gonnella, reggiseno. Assolutamente sì. E poi cioè, fai cadere cioè, tutte quelle presentatrici che fanno vedere il tempo. Sai che non guarda più cazzo nessuno, tutti guardano te dopo. Sarebbe spettacolare. Cara. Per favore, tanto la puntata è quasi finita purtroppo, però rimandiamo queste cose a dopo, magari perché siamo online. Bene, ragazzi, che dire, ci stiamo avvicinando al termine, abbiamo un'ultima chicca, stavamo parlando di Tolkien e dei giochi da tavolo tratti da Tolkien. Cosa non è stato tratto da Tolkien, ragazzi? Tutto, dal film del 78 a poi la trilogia di Peter Jackson. A cui ha fatto seguito la trilogia dell'Hobbit, sempre di Peter Jackson. Adesso si vocifera di una serie, se non sbaglio, o su Amazon Video o su Netflix, non ricordo più. Però sì, si sta parlando di serie, di tutto, di tutto, di tutto, quindi. Serie televisiva sarà eterna. Perché Potrebbe essere assolutamente eterna, sì, certo. se vogliono rispecchiare il libro, possono durare qualche decina d'anni. Sì. Ecco, mi dicono Dalla dalla giuria, giuria, sì, abbiamo cambiato. siamo The Siamo. Voice! The Per Voice of Italy, esattamente. No, no. me è no, non può passare. Ah, scusate, mi ero entrato nella È parte. entrato fin troppo la parte dentro di te. Però, ci dicono dalla regia che sì, è la serie TV e sarà su Amazon Video. Perciò non ce l'ho. Basta farvi Prime, ragazzi. Prime l'hanno aumentato del doppio, sti infami. Che No, 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 non dire insulti che poi ci sentono, che mi sentano perché siamo non possono. in Mondovisione, Marco, in Australia ci sono i fan che ci ascoltano, stanno ascoltando Sesto Anche Network. loro boicotteranno Amazon Prime No, dai, perché no. per favore, non dire queste cose che poi ci vengono ad arrestare, ad arrestano te più che altro. No, vabbè. No, no, io non ci so. Io mi chiamo Pierluigi, sono qui per caso. Stavo passando dalla radio e mi hanno invitato a entrare per una birra. Oh mio Dio, ci sono delle crisi d'identità che avanzano fortissimo. Io prima di Sì, chiamare la. all'interno di me ho Gollum. Prima di chiamare l'ambulanza, vogliamo consigliare un Il gioco da tavolo. padrone. Vogliamo fare un sunto e fare un consiglio a chi ci ha seguito strenuamente fino alla fine e consigliare appunto qualche gioco. Ok, ragazzi, sto perdendo il controllo. Sto cercando di dare una mano, ma qui tra poco gli lancio un pesce e lo vedo Sì, correre Marco, fuori. stai parlando con qualcuno, eh? Sì, stavo parlando con te, Marco. No, Buonasera ragazzi, Total Board Game, casi Dallo. psicologici.
Andiamo avanti, vogliamo consigliare qualche gioco da tavolo appunto a tema fantasy medievale? Facciamo un po' un sunto della serata per chi malauguratamente si è perso l'inizio o per chi ci ha seguito strenuamente fino alla fine, quindi vuole magari lì con carta sì, e penna. Ricordatevi sempre, per fare un buon gioco, purtroppo oggi, servono anche un buon portafoglio. Perciò, Io come al solito sono di parte, anche se adoro proprio a livelli folli Signore degli Anelli, devo dire Zombicide, perché è l'unico gioco che è vero manuale di sessantina di pagine, però una volta capito è liscio, potete spiegare in un quarto d'ora, 20 minuti, chiunque può giocare, vi divertite come matti, ammazzate un sacco di gente, cioè, trovate armi, fate tattica, ha un po' all'interno un po' tutto quello che serve per fare una buona serata con degli amici senza troppi impegni. L'unica cosa, logicamente ho detto buona serata, perché considerate una partita di 2-3 ore. Sì, se non morite prima. Ma guarda, ultimamente però ricordi che stiamo addirittura vincendo, eh? Sì, 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 con l'espansione. Quindi io consiglierei anche l'acquisto dell'espansione, che va bene anche per Green Horde. Sì, con una cifra neanche così alta li avete di tutte e due. Con una cospicua cifra potete comprare quello che volete, insomma. Ragazzi, io sono d'accordo col consiglio. Io vorrei fare un piccolo consiglio. Consiglierei, come si chiama? Abbiamo parlato, ad esempio, di The King is Dead. Io vi consiglierei di trovare The King is Dead. Siamo intorno ai 40 di euro, se non erro. Purtroppo sì, perché essendo fuori produzione, la gente adesso lo sta sciacallando a una cifra assurda, ma diciamo che il prezzo di base era, se non sbaglio, intorno alla trentina di euro. Sì, sì, l'unico problema di King is Dead è che dopo un po' diventa ripetitivo, perciò lo consiglio di più come alternanza. E comunque, ripeto, è un light German. Dalla regia mi stanno dicendo che Sono tutti folli. Se cercate su Amazon trovate dei prezzi che vi vengono i capelli bianchi e poi vi cadono. Perché ed è il secondo oggi che ci fa sbiancare. Esattamente, partono dai $250, ma se cercate in qualche gruppo di Facebook a volte si trova, perché essendo che è fuori produzione ed essendo che è piaciuto molto, chi ce l'ha non lo vende. Non lo vende, se lo tiene. Quei pochi che lo vendono minimo al prezzo di quando era nuovo. Minimo, se vi va bene. Sì, il prezzo che ci ha appena detto la regia mi ha fatto perdere le parole, non so più cosa dire. Dopo The Witcher a 500 e passa, vedere un King is Dead a 250, la prossima cosa troveremo? The Witcher ancora posso capire. Ma neanche, ma neanche ancora. No, 500 no, però posso capire che si possa sovrapprezzare. Beh, se consideriamo che Jumanji era venduto a peso d'oro anche quello, stiamo parlando che ogni volta che vedono qualcosa di vecchio diventa tutto ormai costoso. Sì. Anche sì, se non funziona proprio così, perché è una richiesta di mercato che fa alzare il prezzo. Esatto, però purtroppo oggi va di moda prendere le cose e metterle a prezzi assurdi. Finché c'è gente che compra va tutto bene. Speriamo che la gente non compri. Chiedere è lecito, rispondere cortesia. Speriamo che la gente non compri, allora. Vabbè ragazzi, noi vi consigliamo questo paio di giochi, ce ne sono tanti, vi consigliamo comunque di dare una sbirciata al nostro canale YouTube, perché continueremo a breve, riprenderemo con le recensioni e soprattutto con i tutorial, ecco. Perché riprenderemo i tutorial, riprenderemo a scrivere nel nostro blog che c'eravamo un po' arenati, dove non vi spieghiamo regole, non vi spieghiamo niente, vi diamo una breve illustrazione di quello che potete aspettarvi. Ma a livello psicologico, cosa intendo a livello psicologico? Vi narriamo una storia per farvi immaginare quello che dovreste trovare, come se state leggendo un buon libro. Sì, esattamente. Quindi non perdete d'occhio i nostri canali, lasciateci un like sulla pagina Facebook, iscrivetevi a YouTube e lasciate un like anche chiaramente alla pagina di Sesto Network. E ricordatevi di seguirci, perché saremo sempre nei vostri pensieri. Gli stai mettendo un sacco di inquietudine, non vanno a dormire più adesso. Ricordati che a oggi l'horror è quello che attira, perciò se io gli propongo queste cose loro potrebbero interessarsi. Mi stai facendo venire un formicolio al culo, guarda. Questo è meglio che perché la gente veramente si sta preoccupando. Io perciò mi dopo qua questo omicidio sulla 24esima
siete pregati di venire a cercarci qua in radio. Potete trovarci spesso il mercoledì sera dalle 9 in poi per chiunque volesse ascoltarci. Total Board Game, brividi gratuiti e inquietudini a cazzi. Ragazzi, dopo questa io saluterei tutti voi e vi augurerei una pessima notte. Io vi saluterei con un po' più di brio, perché oggi è così, mi gira così, ragazzi. Sì, brio blu, particella di sodio. Non c'è nessuno. Basta fare pubblicità occulta, che tanto occulta non è. Ragazzi, che dire? Stiamo parlando dell'occulto? Ragazzi, devi dirmelo prima. Che dire, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera. Speriamo di essere stati dei trattenitori fantastici per voi e ci auguriamo di ritrovarvi alla nostra prossima puntata. Come fate a sapere se ci siamo o no? C'è problema. Sul sito della radio vedrete delle nostre bellissime locandine generate per potervi far divertire. Sul nostro Facebook troverete sempre queste bellissime locandine e noi che vi rompiamo le scatole. Esattamente. Va bene, allora seguiteci e lasciateci un like alla nostra pagina Facebook. Su YouTube iscrivetevi se volete rimanere aggiornati. Guardate anche il nostro blog. Vabbè, quanti compiti a casa gli stiamo dando, ragazzi. Insomma, se vi siamo piaciuti, seguiteci. Siamo dovunque. E lasciate un like anche alla pagina di Sesto Network, che molto gentilmente ospitano i nostri squilibri e sproloqui. Noi, Andrea e Marco di Total Board Game, vi auguriamo... O Marco e Andrea, o Andrea e chi sia, e Marco chi sia. Chi sia. Vi auguriamo una buona serata, grazie per essere stati con noi, e noi ci vediamo il prima possibile, ragazzi. Ciao! Ciao!